no, il viaggio è stato pagato dalla Lega. Sì, poi la Lega ha realizzato, insomma, è stato, io non ho rubli, non so se voi in casa avete dei rubli, io non ho dei rubli, che ne dicano, e quindi non posso fare un biglietto aereo pagandogli i rubli. Io vi posso solo dire che ho lavorato e sto continuando a lavorare per la pace a testa alta, a nostre spese, economiche e politiche, e lo farò ancora nei prossimi giorni e continuerò a farlo. Poi se qualcuno fa insinuazioni strane su questioni economiche ne parleranno gli avvocati, perché ci metto la faccia e il portafoglio. Quello che mi interessa è provare a fermare la guerra, ecco, per fermare la guerra io mi faccio carico di qualsiasi bugia, di qualsiasi attacco, di qualsiasi critica, di qualsiasi genere, quindi non mi fermo, anzi nei prossimi giorni accelererò.